della Sera apre una scatolata con l'intervista, appunto, come abbiamo segnalato, a Bergoglio. A centropagina Roma, nuovo colpo alla Giunta, appunto, le polemiche con Verdini in grandissima evidenza. Ricordiamo che il Corriere della Sera, insieme a Repubblica, è sicuramente tra i primi giornali ad aver tartassato in qualche modo la giunta Raggi in questi mesi, non gliel'hanno perdonata nemmeno mezza, appunto. E retroscena, e la sindaca disse: non lo voglio più tra i piedi. Questa è la polemica con Verdini. E dietro, naturalmente, ci sono le scelte rispetto al famoso stadio della Roma e a tutti i milioni di cubature che prevede Verdini, scusate, già da qualche mese aveva espresso la sua contrarietà a prendere tutto il progetto edilizio che, appunto, oltre al semplice stadio, perché lo stadio è sicuramente in termini di cubature una parte minore di tutto il progetto, prevede centri commerciali, abitazioni, uffici, parcheggi. Una bella colata di cemento in una zona di cui sinceramente, appunto, non si sentiva il bisogno. La Repubblica, andiamo avanti, naturalmente la Raggi in evidenza. Lei è impreparata, ira Raggi su Verdini, l'assessore in bilico. L'apertura è lavoro, la strage nascosta, 100 morti dimenticati. Questa è sicuramente un'inchiesta originale della Repubblica, inchiesta sugli incidenti non denunciati e sui cantieri in nero. E poi una fotonotizia su un fatto di politica internazionale. La senatrice, il bavaglio, è appunto la vicenda di una senatrice americana che ha aperto lo scontro, quindi, con Trump. L'intervista a D'Alema l'abbiamo già segnalata. Il Messaggero accusa Raggi, crisi in giunta, è il titolo di apertura, e poi a centropagina, svolta sul sisma, nuovi indagati, truffa allo Stato. Vediamo di che cosa si tratta, soprattutto di quale sisma. Perizie sui crolli di accumuli, lavori mai fatti, fondi non utilizzati e autorizzazioni frettolosa. E poi un'altra notizia esclusiva del Messaggero: rapporto dei servizi, le 90 navi dei veleni colate a picco in Italia, una vecchia storia che va avanti da decenni, non si è mai fatto chiarezza, un'inchiesta aperta anni fa dal Messaggero e che ancora, appunto, giace in fondo al mare, è proprio il caso di dire, perché in mezzo c'è di tutto, c'è criminalità, servizi segreti, rapporti diplomatici e non a livello internazionale. Il Mattino, Raggi, l'ultimo schiaffo è il titolo di apertura. L'Unità, la corte dei miracoli a 5 Stelle, quindi anche l'Unità torna ad occuparsi dei 5 Stelle dopo aver dato un'occhiata dentro casa sua. Giunta Raggi in decomposizione tra inchiesta e gaffe. L'assessore che dice: lei è circondata da una banda. Per non pagare dazio elettorale, Grillo lancia la campagna contro la libertà di informazione. Quindi questo è un po' il tono dell'Unità dei tempi migliori contro la giunta Raggi. Ne sfornava sempre una, quindi per qualche giorno c'è stata un'interruzione, ora è tornata con tutto lo smalto possibile. Bene, allora noi chiudiamo qui questa rassegna stampa. C'è ancora un po' di pausa musicale, ci risentiamo tra qualche minuto per l'approfondimento sulla vertenza Sky. A risentirci tra poco. Yeah, here we go. You're a cold.
sounds almost as if they expected us to carry a plague, doesn't it?
194 esuberi, 378 trasferimenti, sono questi numeri intoccabili, e così fa sapere la direzione aziendale di Sky, che hanno come inevitabile conseguenza lo sciopero nazionale, il secondo nell'arco di 2 settimane, braccia incrociate per 24 ore proprio a partire da oggi, dalle 6 di questa mattina fino alle 6 appunto di domani. Oggi, come dicevamo, anche questo presidio, questo sit-in a Roma in piazza Montecitorio. La riorganizzazione impatta pesantemente su Roma, lasciando all'opera appena 181 lavoratori sui gli attuali 669. Di fatto rimarrebbe in piedi praticamente solo la redazione politica. Sky Italia, hanno sottolineato in una nota unitaria i sindacati, è una società che fa utili e che non sta pensando di ridimensionare l'attività, anzi, per stessa ammissione della direzione del personale, proseguirà in investimenti e assunzioni. Quindi è inaccettabile, osservano i sindacati, questa operazione, un'operazione di tale portata sul personale. Noi al telefono abbiamo il segretario della SLC CGL di Roma e Lazio, Riccardo Saccone, che saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora Saccone, l'azienda rimane in qualche modo sulla sua e sulla sua proposta diciamo inaccettabile di prendere o lasciare. Ci sono novità dell'ultimo minuto o siamo ancora a questo? No, siamo a questo, ma in realtà siamo, secondo me, addirittura più triste, perché siamo alla finzione di un piano strategico industriale che non è nient'altro che un piano di smantellamento di una serie.